la Regione Lazio ha deliberato lo stanziamento di alcuni fondi per investimenti nell'ambito sanitario. Ovviamente fondi che noi riteniamo insufficienti, visto il taglio da parte delle giunte di centrosinistra di 43.000 posti letto. Quindi un intervento insufficiente, soprattutto in quella che possiamo definire una vera beffa per i cittadini di Fiumicino, ai quali è stato prospettato l'apertura di un ospedale, detto ospedale di comunità, che non è altro che un piccolo poliambulatorio. Infatti noi abbiamo ricevuto questa delibera e si parla di 25 posti letto realizzati nel poliambulatorio di via Conizugna. 25 posti letto per breve degenza e interventi a bassa intensità. Un territorio di 85.000 abitanti necessita di interventi più costruttivi e più cospicui. Infatti vorrei portare all'attenzione di tutti, soprattutto del Presidente della Regione Lazio e del Ministro Speranza, l'idea del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e dei consiglieri comunali di Fiumicino, Dintino e Poggio, nel realizzare una struttura sul litorale di Roma Nord che comprenda tutti i comuni limitrofi. Un intervento serio, non la solita propaganda di partito di un Presidente di Regione che noi riteniamo assente, non presente su quelle che sono le problematiche, soprattutto in un momento dove ad oggi un terrorismo psicologico e psichico nei confronti delle persone, con questo Covid che sembra oramai perdurare e non finire mai, l'altro giorno abbiamo letto di questa ordinanza, riteniamo che le strutture sanitarie debbano essere serie e non prese in giro per i cittadini. Fiumicino, Ladispoli, Cerveri meritano un vero ospedale, non delle banali bufale elettorali e di propaganda. Quindi non all'ospedale di comunità, sì all'ospedale, un ospedale vero, un ospedale serio, un ospedale comunque sia che possa veramente dare, arrivo, finisco, dare risposte vere ai cittadini. No, alle bufale. Grazie.